D'incanto e di fremito colmai la mia vita, da quando le stelle custodi diventarono di un amore improvviso, passione infinita nel solco dei battiti tuoi che mi amarono. Cantai e ricantai gentili occhi tuoi, ora a quest'Eden mi trascini con te. Desiderio che ha bisogno solo di noi per allineare la terra e le celesti volte. Quanto sei buffo con questo cappello. Ce l'avevo anche la prima volta che leggemmo insieme la nostra poesia. Ti credevi Dante con la sua Beatrice? O meglio, Navenzo con la sua Carolina. Peccato che tu non mi abbia mai scritto una poesia. Ma ti sei lo stesso innamorata di me. Abbiamo tutta la vita per baciarci. Davide, Rosa, siete già qui? Accidenti, pensavo di rientrare prima. Prof, com'è possibile far tardi con una macchina del tempo? Vai a ricaricarla piuttosto. Guarda, me l'ha regalata Harrison. Non la smetteva di inveire contro i fratelli Lumière. Prof, il salto temporale sarà pericoloso. Ne abbiamo già parlato. Dai, vai a prepararti. Allora, è pronta, carica? Quasi. Sarà un bel viaggio, prof. Lo sai che sei ancora in tempo per cambiare idea? Ho promesso a Rosa di farle conoscere la mezzo. Continuiamo. Davide, Rosa... Non soltanto viaggerete indietro nel tempo, ma avrete l'onore di farlo dalla stanza da letto di un futuro premio Nobel. Come avete visto in negozio, il rientro non è troppo stabile. E avendo la tarata qui, il rientro dovrebbe essere un po' meglio. La partenza fa ancora schifo. Staccate. Ok. Coordinate spazio-temporali inserite. Questi sono i vostri orologi. Il tempo è nostro. Stai qui. Come va? Splendidamente. Sapresti indicarci la dimora del poeta Navenzo e della sua consorte Carolina? Sotto l'arco, la porta con i gradini. Vi ringrazio, è stato un diletto interloquire con voi. Buona giornata. Ma come parli? Di immenso fulgore riempimmo l'esistenza, quando in due seguimmo il caro oracolo. Ripetibile giammai la gigante differenza,
portata da nostro figlio, eterno miracolo. Ebbi i momenti che ti sarei stato lontano. Divenne specchio dell'amore mio per te. Se avessimo un figlio, come lo chiameremmo? Ti senti bene? Sì, sì, tranquilla, deve essere stato il salto temporale. Buongiorno, siamo due ammiratori di Ravenza. Veniamo da lontanissimo per conoscerlo. Mio marito è morto 3 mesi fa. La macchina del tempo ha sbagliato. Siamo arrivati troppo tardi. Lorenzo scriveva sempre qui. Ecco gli ultimi componimenti di mio marito. Fra qualche giorno verranno a prenderli per stamparli. E questo? È una poesia che cercava di scrivere nei suoi ultimi giorni, ma se ne andò senza riuscirci. Sarete stanchi del lungo viaggio? Potete restare qui per la notte, vado a prepararvi una stanza. Ma com'è possibile che Navenzo non abbia scritto La scelta eterna? Chi sei? Chi succede? Mi dispiace non essere riusciti a conoscere Navenzo insieme. Era il mio regalo da Dio. Cosa? Sono malato. Torniamo subito a casa. Amore, puoi tornare soltanto tu. Che stai dicendo? Non volevo che tu mi vedessi andarmene. Ho convinto Capaldi a disattivare il mio orologio. Ti aspettiamo un figlio. Amore. Amore. Aspettavo questo viaggio per farti una sorpresa. Davide, ti prego, devi tornare a casa. Ho fatto una scelta impossibile. Vorrei cambiarla. Trovare un modo per sistemare le cose. Non partirò nemmeno io. No, resterò qui, adesso, con te. Non pensarci nemmeno. Tu devi crescere la nostra creatura. Io non ce l'avrò se non possiamo crescerla insieme. Basterà tenermi stretto al tuo orologio e verrò trasportato anch'io nel salto temporale. Vedrai, funzionerà. Vedrai, funzionerà. Fu il momento in cui il tempo, io giurai, le nostre anime non avrebbe diviso mai. Perché attraverso i secoli ti avrei amata. Ecco la nostra storia, mai dimenticata. Davide,
Davide! Davide! Davide, ti prego, bro! Ti prego, fammi tornare da lui! Tutti poesie alla fine. La scelta che feci da solo per sempre fu: ma sognai la felicità che desideravamo, perché l'autore di questa poesia eri tu, la vita stessa che noi inseguiamo.